Eccoci qua, siamo sempre abbastanza puntuali direi, però quest'anno sarà una grande emozione per noi perché ritornare in teatro dopo tanto tempo e dopo tutto quello che è successo, insomma, siamo veramente emozionati. Cerchiamo di tornare alle vecchie tradizioni, diciamo. Infatti abbiamo dato molto spazio al concorso perché è giusto così. E i ragazzi sono arrivati da un po' da tutta Italia. Infatti arrivano praticamente da Palermo, in Svizzera e in tutta Italia, ovviamente, in ogni regione d'Italia. Quindi ci fa piacere. L'unica cosa che vorrei dire è che questo Covid, il Super Green Pass, insomma, ci sta mettendo un po' in difficoltà, anzi a loro più che altro, perché sono tanti artisti che purtroppo non sono vaccinati e fanno tamponi e questo un po' li penalizza. Il format è più o meno sempre lo stesso, quindi un concorso che in qualche modo viene sviluppato su tutto il territorio nazionale e che vede le sue finali nella città di Teramo. La finale è poi un omaggio all'artista Ivan Graziani, l'artista chiaramente più amato della nostra città, e quindi quest'anno abbiamo deciso di farlo all'interno del comunale perché è all'interno di questi luoghi che abbiamo tutta una normativa anche diciamo sanitaria facile da rispettare. Stiamo cercando di lavorare per l'aumento dei posti a sedere perché gli interventi al comunale sono quasi terminati in termini di impianto di aerazione per garantire la massima sicurezza. Naturalmente si entrerà sempre con il Green Pass e chiaramente bisognerà indossare le mascherine. Quindi ecco, sarà uno dei primi eventi del Natale Teramano, un evento ormai tra i più importanti in assoluto per la città di Teramo, ma che apre ecco, a tante altre iniziative che poi ci saranno all'interno del comunale stesso.